Ciao ragazzi, sono Niva di Rocker TV e benvenuti ad una nuova puntata di Rock Club. Questa sera siamo a Taranto, a Marina di Pulsano, al Whisky a Go Go. Andiamo ad intervistare Giuseppe, che è il proprietario del club. Venite con me. Benvenuti ad una nuova puntata di Rock Club. Siamo a Pulsano, a Marina di Pulsano, al Whisky a Go Go, e siamo per intervistare Giuseppe. Ciao Giuseppe. Ciao ragazzi, come va? Dai, benissimo, la location è pazzesca. Bellissimo. Mi fa piacere, mi piace. Bellissimo, e intanto grazie per l'invito. Grazie a voi. E ti chiedo, parto subito con una domanda: da quanto esiste e da quanto resiste il Whisky a Go Go? Questo è stato il settimo anno. È nato il 22 maggio di 7 anni fa. Siamo partiti con questo locale perché per la passione nei confronti di questo genere, del genere rock. Tentiamo di mettercela tutta per migliorare anno dopo anno, grazie a voi, grazie agli artisti soprattutto. No, grazie a te, grazie a voi che ci credete, perché è sempre bellissimo trovare delle sinergie anche in città diverse, no? Noi di Rocker TV siamo un po' così, ci piace girare tutto il nostro bel paese. Anche perché qui da noi è curata anche poco come genere musicale. E infatti poi ci arriviamo, perché voglio chiederti, so che tu sei un cultore dell'underground, comunque delle band che hanno progetti personali, ma ti faccio una domanda scomodissima, che poi invece può essere anche bella. L'esibizione in questi 7 anni che ti ha colpito di più? In positivo o in negativo? Tutte e due. Io ti chiederei quelle in negativo, però facciamo tutte e due. No, in negativo, sincero, fondamentalmente nessuna, perché ogni volta è sempre un piacere avere degli artisti, sia che siano famosi o che comunque siano artisti emergenti. Certo. La più bella sarà quella di Niva e quella di Danny Metal questa sera. Salutiamo anche gli altri colleghi che si sono esibiti al Whisky a Go Go, però grazie. Certo, come no, ringrazio tutti voi, ringrazio Morris, ringrazio Reggio, Lacuna, tutti quanti. Mario, Alfred, Chiara, guarda, siamo una troupe numerosissima. Piacere di avervi conosciuto, soprattutto. Piacere nostro veramente di essere qui, perché io non sono mai stata in una location così figa. Sicuramente. Mi fa piacere. Non so se sei di parte, però mi fa piacere. No, non sono di parte perché in realtà io non amo il mare, ma qui mi piace anche il mare, cioè qui rifai te. Invece Giuseppe, continuo con le domande e ti chiedo la cosa, sempre le domande scomode, la cosa più assurda che è successa qui al Whisky a Go Go. In realtà ne sono successe tante. C'è tipo gente che si porta via la carta igienica, sai quelle robe. Hanno staccato lo specchio dal bagno, l'hanno portato a casa, tra l'altro uno specchio Ikea, quindi amici, 5 euro scarsi. Del 5 euro scarsi, okay. Però dai. Altre robe, tipo, non so, sgabelli portati via, sì, artistiche. Qualche sgabello sparito a fine serata, però nulla di più, va. Meno male. Vi siete fermati agli specchi normale, e fermiamoci normale qui, amministrazione. Fermiamoci qui. Come si fa? Questa è una domanda che sicuramente ci faranno e ti faranno un sacco di band. Quindi, come si fa a suonare al Whisky a Go Go? Cioè, io band voglio propormi. Come faccio? Fondamentalmente ci sentiamo tramite le pagine dei social. Facebook, Instagram, che sia, tramite messaggio, tramite chiamata, è sempre un piacere per noi, per me, per la mia squadra, ricevere delle richieste per suonare. Tu dicevi prima appunto a microfoni spenti che avete un occhio di riguardo per le band che hanno progetti personali. Sì, in realtà non abbiamo mai fatto cover, ne abbiamo fatta qualcuna sinceramente. Certo. Però abbiamo sempre preferito prendere delle band, dei ragazzi che facessero i loro inediti, per dare anche una possibilità a loro, nel nostro piccolo, di poter iniziare a cantare magari in un locale. Certo. Com'è qui la situazione del rock? Cioè, nel senso, ci sono band rock e metal del posto? Sì, ce ne sono abbastanza, sono anche molto molto bravi. Naturalmente, come band prettamente metal, ne abbiamo avute poche perché... Semplicemente perché poi bisogna sempre rapportarsi in base alla clientela che si ha in quella determinata serata. Certo. Purtroppo la clientela metal qui è sempre, diciamo,
in minima parte, certo, ma inferiore rispetto a quello che è il più il commerciale. Però noi ce la mettiamo tutta per trasferire grazie queste a te, credenze. Appunto, alla tua squadra, Whisky a Go Go, dai, riusciremo a cambiare. Io volevo proprio ringraziare tutti i miei collaboratori, perché senza di loro non saremmo mai riusciti a fare tutto questo. Grandi ragazzi, grazie infatti anche a loro, perché sappiamo bene che gestire un club o comunque un locale che fa musica non è facile. La squadra è la cosa più importante. Fonici, bancone. Fare squadra è la cosa più importante. E invece ti chiedo, ti faccio l'ultima domanda: com'è cambiata la musica secondo te in questi 7 anni di esperienza personale? All'interno del locale. All'interno del Whisky a Go Go, sì. Stiamo tentando col passare degli anni di affacciarci anche a degli ospiti magari più importanti. Certo. Quindi di crescere, tra virgolette, musicalmente parlando. Certo. Quindi dalla band locale, dalle band del posto, che sono sempre i primi a essere benvenuti. Certo. Però magari col passare degli anni anche una crescita musicale a livello di ospiti è una, certo, cosa che deve essere fatta, secondo me. E la state facendo benissimo. Sì, come no. Quindi grazie, io... grazie sempre alla collaborazione con voi, soprattutto. No, grazie a voi per l'ospitalità, davvero. Non è cosa scontata, soprattutto in un anno come questo, un anno pandemico. Però... speriamo di ritrovarci il prossimo anno senza problemi riguardanti la, esatto, pandemia. Incrociamo le dita, spero di rivederci. Intanto godiamoci la serata, però ci vedremo sicuramente l'anno prossimo in piedi, tutti uniti, tutti abbracciati, a fare un po' di casino. Mi raccomando, Whisky a Go Go. Ciao Pulsano, ragazzi, vi aspetto. Spero sia stata cosa gradita questa puntata di Rock Club. Dal Whisky a Go Go a Pulsano, a Marina di Pulsano, è tutto, e ci vediamo prossimamente per una nuova puntata di... vabbè, Rock Club.